fratelli carissimi, è Pasqua e voglio farvi gli auguri, ma voi sapete che la Pasqua segue il Venerdì Santo. Prima c'è la croce. Gesù ha abbracciato la croce fino alla morte ed è risuscitato. Avete mai chiesto come Francesco, il nostro fondatore, abbia vissuto la Pasqua? A me pare che l'abbia vissuto soprattutto sulla Verna. Quando si sentiva solo e abbandonato dai suoi frati, quando si interrogava continuamente: «Mio Dio, chi sei tu e chi sono io?», allora gli si presenta davanti il crocifisso e lui stesso si immedesima con quel crocifisso, riceve le stimmate e in quel momento, avendo abbracciato il crocifisso ma anche la sua croce, Francesco sarà capace di dire: «Tu sei il bene, tutto il bene, il sommo bene, tu sei bellezza, tu sei mansuetudine». Così auguro anche ciascuno di voi. Non abbiate paura di abbracciare le vostre croci, le vostre sofferenze e difficoltà, perché attraverso quelle farete l'esperienza della Pasqua nella vostra vita. Fratelli, buona Pasqua.